rosa, non solo polenta, salsiccia, ma anche mozzarella affumicata. Come la preparate? Allora, ci abbiamo le canne, mettiamo la mozzarella sopra e la mettiamo sulla brace. Gira, è diventata bella rossa, si può mangiare. E perché utilizzate proprio la canna? È perché piace così sulla brace. Tutto qua, niente di particolare, perché altrimenti come si fa ad andare nel fuoco, direttamente al fuoco? Viene richiesta da molte persone? Sì, tante, veramente ne vendiamo tante. Sì. Anche perché sono mozzarelle locali, capito? Quindi sono paesane. Quante ne avete cucinate fino adesso? Me lo sa dire? Ah, penso 4 casse, non so quante ce ne stanno dentro, ma penso che 200-300 sicuramente, se non di più. Va bene, allora buon lavoro, perché la vediamo abbastanza indaffarata. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Nicola, non solo polenta ma anche panino con la salsiccia. Sì, panino con la salsiccia, salsiccia locale, di un macellaio locale, tutti i prodotti locali. Un po' piccante per chi piace il piccante, ce la mettiamo tutta per la migliore degustazione della salsiccia. Anche gli anni scorsi avete preparato il panino con la salsiccia? Sì, ormai sono circa 30 anni che faccio questo lavoro qua, ogni sagra praticamente. Va bene, allora noi le auguriamo buon lavoro e una buona serata. Grazie, altrettanto, buon divertimento a voi. Antonello, di dove sei? Di Isernia. Anche tu qui per la sagra della polenta? Come ogni anno, ormai da 10 anni veniamo tutte le volte. E questa sera cosa mangerai di buono? Polenta e panino e salsiccia. No, no, è una festa veramente che riesce veramente molto 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 bene tutti gli anni. Io la seguo, io ci vengo praticamente sempre. Va bene, buona serata. Buona serata, buona serata. Felice è giunta la 33ª edizione della sagra della polenta. Questa sera qui è uno spettacolo. Io sono tanti anni che vengo, però non ho visto mai tanta gente. E veramente si sta bene, la polenta è ottima. Siamo tra amici, con Angelo. E ci stiamo divertendo, dai. Stai facendo la fila per assaggiare quale polenta, rossa o bianca? Io rossa, lui bianca. Accompagnata da vino o birra? Acqua, però ci vorrebbe il vino. Ci troviamo in compagnia di... Pietro? Sì. Il suo nome? Benedetta. Che cosa avete mangiato di buono? Una scamorza, abbiamo assaggiato la polenta al sugo e un panino con la salsiccia. E cosa ti è piaciuto di più? La scamorza. Tu invece, Benedetta, che cosa hai mangiato? La scamorza e la salsiccia e... E anche quello che ha detto Pietro. La polenta al sugo? E a te invece, Benedetta, cosa ti è piaciuto di più? La salsiccia era un pochino piccante, allora era buona la polenta. Da dove venite? Roma. Ciao. Ciao. Fabrizio, da dove vieni? Santa Maria del Molise. Come sei venuto a conoscenza della festa? Per mia madre, perché è di qua. E questa sera cosa hai mangiato di buono? Polenta, rossa e bianca. Entrambe? Tutte e due, perché assolutamente le assaggiare tutte e due. Cos'altro? Salsiccia, baccalà, peperoni. È il primo anno che vieni? No, no, veniamo da quando siamo nati. Siamo cresciuti qua, vero? Sì, assolutamente sì. Quindi ti stai divertendo? Sempre, tutti gli anni. Vogliamo dire qualcosa ai nostri amici di Telemolise? La signora che... No, vieni qua, che ha fatto la polenta anche lei i primi anni, quindi è una di quelle che ha fondato la festa. Vieni qui, fatti vedere. È stata la fondatrice della festa della polenta. Ha un po' di vergogna. Una di quelle che cucinava la polenta anche lei. Buonasera. Signora, lei come si chiama? Io mi chiamo Rachele, ai miei tempi ho fatto pure io la polenta, ma poche volte quando stavamo alle case vecchie, nelle borgate... Adesso non la faccio più, la vengo solo a mangiare. E perché non la prepara più? Perché sono anziana, loro mi chiamano vecchia, ma io sono anziana, però mi sento di 40 anni e glielo dico. Ci troviamo in compagnia di Alessandro. Alessandro, cosa pensi di questa imperdibile sagra della polenta? Beh, diciamo che questa è una sagra che ormai è riuscitissima a macchia codena. Siamo alla 33ª edizione. Ed è una delle feste che per tradizione
nel Molise centrale diciamo che è molto rinomata, c'è gente che viene da Campobasso, organizzano degli autobus per venire qui. E a Macchia Codena la polenta si chiama Rufatta Ruol e io sono uno degli intenditori di polenta e amo tantissimo mangiarla e secondo me la polenta che rende di più è quella con il baccalà in bianco, anche se molti preferiscono anche la rossa. Poi il posto, come potete vedere, è tranquillo, si sta bene, si può venire con i bambini, è una serata eccezionale, come al solito. Quindi rimandiamo l'appuntamento all'anno prossimo. All'anno prossimo, sì. Anche quest'anno credo che sia stato il boom, che qui ogni anno faranno circa 1.000, 1.500, 2.000 piatti e credo che quest'anno come 33esimo anno ci sarà il record. Allora noi ti auguriamo una buona serata e una buona continuazione. Grazie a voi, buona serata anche a voi e a tutti gli ospiti che sono qui questa sera. Ci troviamo in compagnia di Anna Rosa, Nadia, Daniela. Anna Rosa, da dove venite? Da Isernia. E come siete venuti a conoscenza della festa? La mia vicina di casa mi ha detto che c'era questa sagra e siamo venuti qua, mi ha portato lei. E cosa avete mangiato di buono questa sera? La polenta con il baccalà, oppure si faceva la polenta con la salsiccia, però io ho preso quella col baccalà che non l'avevo mai mangiata ed è speciale. È il primo anno per voi oppure già siete venuti altre volte? No, per me è il primo anno. E cosa ti è sembrata questa festa, anzi cosa ti sembra questa festa? Molto bella, mi è piaciuta tanto. C'è armonia, c'è musica, divertimento? Anche, sì, tanto. Non me l'aspettavo che era così. Quindi sicuramente ti rivedremo anche l'anno prossimo. Sicuramente sì. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Signor Maurizio, da dove viene lei? Io sono di Napoli e sono a Cantalupo nel Sannio già da molto tempo, anche con mia moglie che è una grande artista e che lì ha creato diciamo un laboratorio, un open space. A Caporio ci veniamo spesso e volentieri, fanno un'ottima situazione qui di piatti e questa polenta è gradita anche perché non c'è una grana particolare, è molto buona, soffice, compatta e direi che dà soddisfazione a tantissima gente che si raduna qui di anno in anno. Credo che siano oltre i 30 anni di attività. Mario, cosa ha mangiato questa sera di buono? Io ho assaggiato con molto piacere la polenta russa, è un luogo di ritrovo dove spesso vengo a visitare perché mi piace stare in campagna, all'aria aperta. Amo la buona cucina, voi del Molise siete piuttosto bravi, quindi gradisco moltissimo questo modo di stare in compagnia. La cucina è buona, mi ripeto, ho mangiato anche, ho gradito moltissimo la caciotta al fuoco, le salsicce, quindi è un momento di relax che mi consente di stare con mia moglie più tranquilli e non avere quella routine della vita di città. Diciamo ai nostri telespettatori da dove vieni. Io vengo da Napoli, però ognuno ha nel cuore il proprio punto di partenza. Ripeto, mi piace il Molise, siete di buona compagnia e di conseguenza quando mi trovo qui nel Molise vengo spesso e volentieri alle sagre che voi organizzate in un modo eccezionale, devo dire la verità. E quindi mi diverto, mi distendo più che altro. Nunzio, vieni da Napoli e sei in dolce compagnia. Sì, 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 una cosa simpaticissima, siamo qui e ci stupisce tutta la sta gente. Immaginavo un posto meno frequentato. Una bella sagra, complimenti. Come è venuta a conoscenza della festa? Veramente qualche tempo fa ho preso casa a Santa Maria, quindi diciamo che siamo oriundi. Abito qui vicino e un amico mi ha invitato e quindi eccoci qua. E non si aspettava tutto questo? Per niente proprio, abbiamo vissuto una settimana quasi da eremiti, in casa, tra i boschi, tutta questa gente mi stupisce e sono contento di trovare un po' di atmosfera un pochettino più cittadina,
anche se spesso si trova anche la tranquillità, insomma. Termina qui questa puntata di Viaggio Molise dedicata alla sagra della polenta a Macchia Godina. Ricordiamo ai nostri telespettatori di seguirci all'interno dei nostri canali 11 Telemolise, 12 Telemolise 2, per gli amici abruzzesi il canale 96, mentre per gli amici romani e del Lazio il canale 880. Inoltre, se vi siete persi qualche nostra puntata e volete rivederci, potete andare all'interno del nostro sito internet www.telemolise.com oppure all'interno del nostro canale YouTube Telemolise. Vi aspettiamo al nostro prossimo viaggio.